fanciulli, benvenuti e bentornati sulle Sex and Rose. Io sono Morena, voce fuori campo. È la mia! Altra edizione delle notizie sveltine. Cosa è successo nel mondo, in Italia, ovunque questa settimana? Eiaculare o non eiaculare? Questo potrebbe essere il problema che toglie il sonno al popolo di persone dotate di pene e prostata questo mese. Perché se da una parte novembre è Movember, quindi un intero mese dedicato al benessere della prostata, dove si cercano di raccogliere fondi e diffondere consapevolezza per quanto riguarda i rischi di tumori e altre malattie alla prostata, ma anche tumori testicoli, dall'altra parte è il Nonat November, una sfida nata su Reddit dove i partecipanti vengono invitati ad astenersi dall'eiaculazione per tutto il mese di novembre. Cosa? Reazione giusta. Perché è la domanda corretta, infatti? Una sfida così goliardica dove questi maschi si spalleggiano virtualmente vantando la loro difficoltà nel mantenere fede a questa promessa e nel superare questa sfida, perché sono circondati da un sacco di tentazioni e di trigger. Il Nonat November non è così innocuo come potrebbe sembrare. È infatti uno spin-off del movimento più grande che è il NoFap Movement. Un movimento che di nuovo invita le persone a non masturbarsi, perché questo porterebbe a un incremento dei livelli di testosterone. Questo movimento in realtà sarebbe associato a un sacco di ideologie di destra, di idee sessiste e idee misogine. E l'astinenza alla masturbazione è anche una pratica molto cara ai nostri Proud Boys di qualche sveltina fa. Questo men's club di maschioni bianchi, intolleranti, razzisti, violenti e tante altre brutte cose che appunto... Comunque ce l'hanno duro. Duro, perennemente duro. Beati loro a questo punto. Ma forse no. Ma questa è già anche una svolta positiva, perché il portale di Livecam Strichats, non so, forse è scritto male, vabbè, ha rilanciato con un no Nonat November, quindi un anti Nonat November. Quindi insomma dice masturbatevi, e proprio per invogliare, cioè, guarda, iscriviti qua, ti do l'accesso gratuito al sito, masturbati. Quindi gente, masturbatevi. Torniamo seri. La Polonia ha fatto marcia indietro sul divieto di aborto. Infatti il governo sembra essersi preso una pausa di riflessione e non ha pubblicato la sentenza che avrebbe vietato l'aborto anche in caso di grave malformazione del feto. Grazie, dobbiamo dire grazie a tutte le persone che hanno protestato in tutti questi giorni, che hanno manifestato nelle piazze e nelle strade, esponendosi a anche una violenza da parte dello Stato. Un'altra marcia indietro arriva dal Vaticano e riguarda le unioni civili. Infatti avrebbe smentito le parole ormai ex epocali di Papa Francesco e smentito qualsiasi apertura da parte della dottrina della Chiesa in favore delle unioni civili. Il Vaticano ha detto che nel documentario dal quale erano state estrapolate queste parole rivoluzionarie, in realtà erano state unite frasi presi da pezzi diversi di intervista e quindi completamente decontestualizzate. Inoltre sarebbero state tagliate le parti dell'intervista in cui il Papa si poneva di fatto contrario nei confronti delle unioni LGBT, con frasi tipo «è un'incongruenza parlare di matrimonio omosessuale». Quindi è stato bello crederci, ma in ogni caso, a forza di sentire parlare della validità delle unioni civili, di questi argomenti qua, magari ci abituiamo, cioè magari tutto il mondo si abitua a pensare che questa roba qua sia valida e giusta e sacrosanta. Sono giorni di elezioni negli Stati Uniti, sono state le elezioni più arcobaleno e inclusive della storia. Lo so, facciamo di crederci perché c'è ancora questo faccione di Trump che non ci molla, ma è successo. Sono state le elezioni con il maggior numero di persone della comunità LGBT candidate a una carica politica. Persone anche che sono state elette, come ad esempio la prima senatrice transgender, Sarah McBride, e i primi deputati neri e omosessuali eletti al congresso. Un'altra cosa bella successa durante le elezioni USA è che il Nevada è stato il primo stato americano a proteggere il matrimonio tra persone dello stesso sesso all'interno della Costituzione. Cose belle sono successe anche in Italia questa settimana, perché finalmente il DDL Zan è stato approvato alla Camera dei Deputati.
dove è successo di tutto, dove ha dovuto superare un benaltrismo imperante, incarnato soprattutto dalla Meloni, che voleva accertarsi che la comunità LGBT fosse proprio sicura di volere questa legge. Sì, la comunità era proprio sicura e l'ha anche espresso in un video corale, dove gliel'hanno confermato anche volti noti come Tiziano Ferro, Diego Passoni, Katie Latorre, Vladimir Luxure, eccetera, eccetera. Quindi sì, erano proprio sicuri e infatti meno male che è stata approvata. Dove è stato superato anche un imbavagliamento da parte dell'opposizione che continua a propagandare questa legge come liberticida, cosa che non è, perché non si sta parlando di limitare la libertà di espressione, si sta parlando di limitare la libertà di odiare e infierire sulle persone discriminandole sulla base della propria identità sessuale e non solo, perché poi il DDL Zan contrasta misoginia, omotransfobia e anche abilismo. Non è finita qua, perché per diventare legge, entrare in vigore, dovrà essere approvata anche dal Senato. E recuperiamo una notizia sveltina, in realtà della scorsa settimana. Purtroppo, il 31 ottobre è deceduta Betty Dodson, la paladina della masturbazione. Una persona la cui vita ha ispirato tantissime altre vite. Betty Dodson è stata parte integrante della rivoluzione sessuale, ha predicato le meraviglie dell'orgasmo, della stimolazione clitoridea, della masturbazione con i sex toys, ha portato tantissime donne in connessione con il proprio corpo, le ha incoraggiate ad acquisire l'indipendenza orgasmica, a conoscersi, a guardarsi, a esplorarsi, a volersi bene e andarsi a prendere il piacere. È mancata all'età di 91 anni. Noi l'abbiamo anche parlato nel nostro libro. È davvero una persona che ha dato tantissimo, una persona fondamentale per quanto riguarda la liberazione sessuale e soprattutto famosa per i suoi body sex workshop. Quindi queste sedute, queste sessioni di masturbazione guidata appunto, dove le donne erano guidate a conoscersi e esplorare il piacere. Fatto un po' mondo, Europa, Italia, adesso andiamo ancora più local, Torino, che insomma, città vicina, diciamo, dove maestri di nidi e di materne saranno educati alla parità di genere. A quanto pare, speriamo che sia vera questa cosa. È stata approvata in Consiglio Comunale una mozione che vuole promuovere un'educazione inclusiva e non discriminatoria e decostruire tutta quella cultura sessista e gli stereotipi di genere attraverso la formazione di appunto insegnanti di nidi e scuole dell'infanzia. Vediamo. Con l'aggiornamento di iOS, È andata male. chiamiamo sempre io, sto tra di noi, però non diciamo questa roba. Sono state rilasciate nuove emoji arcobaleno, in particolare la bandiera dell'orgoglio transessuale e le emoji dei matrimoni gender fluid. Quindi si vede una persona con un volto femminile dentro un frac e una persona con dei lineamenti maschili dentro un abito bianco da sposa. Che chi è? Normalmente chiamano da sposa, scusa, da sposo o da spose. Chiudiamo con Uber Eats, che ha messo al proprio posto gli omofobi, difendendo uno spot in cui si vede uno dei protagonisti di Queer Eyes, Jonathan Ness, non mi ricordavo il nome, che fa una spaccata su una sbarra insieme alla campionessa olimpica Simone Biles, non proprio gente che conosco da vicino. Dopo aver visto questo spot televisivo, diversi attivisti anti-LGBT+, hanno urlato al lavaggio del cervello, e in particolare uno dei gruppi americani puritani, che è One Million Moms, che si propone di sconfiggere l'indecenza e di difendere i propri figli da influenze negative, ha dichiarato che la vista di Van Ness, che saltella in abiti femminili, avrebbe fatto perdere l'appetito al pubblico. Fanno anche simpatici. Uber Eats ha difeso lo spot e ha risposto per le rime comunicando che gli Uber Eats si impegnano ostinatamente a rappresentare lo spettro dei sapori. Dai tacos al talento ci tengono al piccante. E Jonathan Van Ness e Simone propongono abilità ginniche e fiducia in se stessi, qualità che milioni di mamme ovunque sostengono e dovrebbero sostenere. Hai capito, omofobi? Se questo video ti è piaciuto, è possibile che questo video ti sia piaciuto, quindi metti un pollicino in su,
se hai voglia di lasciare un commento, lascia tranquillamente. Iscriviti al canale, che ci supporti, e ne siamo tanto tanto contenti. E siamo invogliati a fare altri video. E attiva la campanellina, perché siamo in ritardo. E soprattutto suggeriscilo anche agli amici, alle amiche. Chiama chi vuoi, più siamo, più ci divertiamo. Non guardatelo solo da un dispositivo. Sì, vabbè, poi vai in Epostora a metterlo su tutti i dispositivi. Che bello sarebbe, come? Ripeti. Mi piace questa cosa. Che siamo un po' in lockdown, altrimenti vabbè, sguinzagliamo un'altra volta. Gente, andare a mettere i video di Le Sex and Rosa su tutti i dispositivi delle postal. Comunque, attiva la campanellina, perché siamo in ritardo con un sacco di video e soprattutto non abbiamo idea di quando pubblicarli, quindi attiva. Chi lo sa che magari uno esce, altrimenti ci vediamo con senso del genere.